Ti compri un gioco tipo nel 2004, 2005, anche 2006. Ti risvegli e sei già nel 2019. Esistono vecchissimi videogiochi dove però ci sono ancora delle community che giocano ancora nei server. E oggi vi propongo 10 videogiochi con le community più longeve di sempre. Buona visione! Al decimo posto abbiamo World of Warcraft. Ok, sinceramente non mi sono mai interessato a questo gioco, anzi, diciamocela tutta, non l'ho mai proprio cagato di striscio. Ma questo gioco è stato fatto nel 2004 e ancora oggi, dopo un sacco di eventi, aggiornamenti, upload, roba così, la gente ci gioca. Non so che cosa la gente spinge a giocare a questo gioco. Forse ci farei anche un salto, quasi quasi. Voi che ne pensate? Ho sentito dire che bisognava tempo fa pagare una volta al mese per giocarci, però adesso è stato cambiato e si paga entro un anno. Non lo so perché non sono tanto esperto in questo gioco. Dite, per chi è esperto, sotto nei commenti me lo può scrivere, per favore, grazie. Però comunque, cazzo, questo gioco è bello duro da morire. Numero 9, Revolt. Un simpatico giochino di macchine radio telecomandate. A quanto è adorabile da uno a 10. Ok, non sono tanto amante dei giochi di macchine, però è divertente vedere anche le mappe che fai le gare dentro la casa e roba così. Essendo che ho già detto che sono dei giocattoli, cioè, sì, tipo, sembra Toy Story in versione Cars, tipo. Tempo fa avevano fatto anche il secondo gioco, però non è andata tanto bene perché era soltanto un copia e incolla del primo gioco ed era soltanto per fare soldi. E per i veterani non gliene fregava un cazzo del secondo, preferivano giocare all'uno. E devo dire che cavoli, è veramente bello. Ottavo posto, Garry's Mod. Tu qua puoi fare di qualsiasi cosa. Vuoi giocare a ProPunt? Gioca a ProPunt. Vuoi creare un'animazione Digimod? Crea un'animazione Digimod. Vuoi giocare nelle mappe di Half-Life dentro al gioco di Garry's Mod? Gioca le mappe di Half-Life dentro a Garry's Mod. Insomma, qui puoi fare di tutto, da spammare NPC a spammare con le armi. Puoi essere invincibile, immortale o debole e inutile. E ci sono altri milioni di server che puoi fare le stesse identiche cose. E puoi farlo con gli amici. E la cosa bella è che io sono una di quelle. Numero 7, Roller Coaster Tycoon. Ok, da vedere questo gioco vi direste subito. Ok, sicuramente ci giocava da piccola la regina Elisabetta. E io mi sono detto la stessa cosa. E guarda caso, c'è ancora una community che tiene in alto questo gioco. All'inizio, che non doveva essere online, insieme alla community hanno creato questo genere di mod dove si poteva giocare in online e entrare per costruire il proprio parco giochi. Esatto, questo gioco potevi creare il tuo parco giochi come volevi tu. E adesso i tuoi amici possono anche visitarlo. Cioè, geniale. Numero 6, Clash of Clans. E qua subito adesso comincerete a dire: ma che schifo, come puoi mettere un gioco così di merda? È un pay to win alla fine, gne 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 gne. Sì, ragazzi, è vero, però purtroppo dobbiamo per forza accettarlo che cazzo, un gioco del cellulare che è durato da più di 7 anni e ancora la gente continua a farci tornei. Perciò sì, è un pay to win, ma un pay to win ancora giocato. Purtroppo è duro ad accettarlo, però è così. Numero 5, Quake 3 Arena. Qua ragazzi mi si scalda il cuore. Ci credereste che ci sono ancora molta gente che sta realizzando mappe per questo gioco? O anche tornei? A volte nei comics non vedete questi generi di giochi? Li mettono in una saletta per giocare insieme ai tuoi amici? Bene, io sono l'unico tra i miei amici che ci gioca e gli faccio sempre incazzare dato che so sempre dove si trovano le armi e anche i potenziamenti. Quindi sì, insomma, a volte si alleano anche per volermi picchiare. Non è una bella vita, lo so. Hanno fatto nel 2010 un gioco che si chiamava Quake Live. Ed era la stessa cosa di Quake 3 Arena, ma con alcune piccole modifiche che ai veterani non gli andava abbastanza bene. Diciamo che sì, anche se c'è Quake Live, preferiscono giocare sempre a Quake 3 Arena. Per lo stile di gioco che sì, insomma, è l'originale. Numero 4, Team Fortress 2. Ed eccolo qua che ho messo anche questo gioco, che ne ho parlato tante volte. Il simulatore di cappelli, la religione delle taunt. Insomma, potrò dire in qualsiasi cosa. Però potrò sempre dire un gioco che è difficile che muoia. Con questo gioco con milioni di eventi, con quello delle papere, con quello degli UFO, insomma, è sempre resistito. Puoi star fermo tipo un mese, ma dopo un po' avrai voglia tipo di rigiocarci. Ci sono ancora le competitive, c'è ancora tutto. Vuoi cercare di vestire la tua classe? Vuoi essere forte con quella classe? È irresistibile, insomma. Numero 3, Minecraft. E qua di quest'altro gioco che cosa possiamo dire? Costruzioni incredibilmente folli, sopravvivenze incredibilmente folli, musiche, altre animazioni, server a non finire con 10 miliardi di modalità diverse, anche svariate mod dove poi, oltre a mettere robe aggiuntive, puoi mettere anche delle grafiche dove sia il gioco molto più innovativo. E la gente non si vuole ancora stancare di questo gioco. Possiamo trovare 10 miliardi di canali di YouTube riguardanti soltanto Minecraft e ancora oggi ci sono server dove
fanno sempre le stesse identiche cose, però la gente gli piace. Numero 2, Roblox. Ho già parlato di Minecraft, adesso parliamo di un gioco ancora più vecchio di Minecraft, ovvero Roblox. Da piccolo ci giocavo, ma cazzeggiavo semplicemente nei server dove bisognava uccidere gli zombie o bisognava scappare dai mostri horror. Dopo un po' mi ero stancato e avevo smesso, e dopo 5 o 6 anni lo rivedo e dico: ma porca puttana, ma quante robe hanno fatto? È diventato un gioco veramente con piene di robe, con tante modalità e con tantissimi giocatori che ancora giocano tutt'oggi. Ma sempre il meme che... sì, insomma, sempre il meme... il meme... sì, avete capito, eh? È la numero uno, abbiamo Doom 2. Ma cosa stai dicendo, Ale? Qua non c'è l'online, ma cosa... ma sei folle, ma sei pazzo, ma cosa dici? No, ho sbagliato, ragazzi. Perché prima di tutto, questo gioco, che ho messo in primo in classifica, è vero, è il più vecchio che è nella classifica. Però è anche un gioco che, da qui a oggi, quei numerosi mod di Doom, da Batman a... Star Wars, insomma, posso continuare a elencarvi più di 150.000 mod riguardanti Doom che ancora oggi la gente ci gioca. E voi direte: ma sì, ok, però le mod sono semplici, voglio dire, dopo si gioca sempre in modalità giocatore singolo e roba. No, sbagliato, perché la community è riuscita a creare una modalità, ovvero il multiplayer. Esatto, questa mod ti può permettere di giocare nei server di Doom insieme ad altri giocatori. All'inizio non ci volevo credere, e invece sì, eccolo qua, Doom 2 in modalità online. Non so di quanti giocatori ci siano adesso, ma ce ne sono un bel po'. E vedere un gioco che la sua community è sopravvissuta più di 25 anni, porca miseria, questo qua si aggiudica al primo posto. Fanatico di Doom, non potevo altro che metterlo. Bene ragazzi, e anche per oggi è tutto. Scrivetemi tra questi giochi qual è il vostro gioco che ancora oggi state giocando dopo tanto tempo, o qual è che vi è più interessato e volete provarlo. Ricordo come sempre di seguirmi nella pagina di Instagram per rimanere sempre aggiornati per nuovi video o per vedere i miei meme. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!